Alla festa del Redentore lo hanno già fatto, non hanno vogato. Per la prima volta a Venezia i fuochi d'artificio non è seguita la regata dei gondolini e c'è il rischio che le gare saltino anche per la regata storica. I regatanti minacciano lo sciopero bianco perché il comune li sta abbandonando. Fino a 2 anni fa veniva fatto un bando per la selezione dei vogatori per le varie regate in programma, circa 7 all'anno. Una spesa per Caffarsetti di parecchie centinaia di migliaia di euro. Allestire la storica, ad esempio, costa dai 300 ai 400 mila euro. Soldi per la manutenzione delle imbarcazioni, scafi storici e altinsonanti, un patrimonio culturale dell'umanità, soldi per il campo di gara e i giudici, soldi per sostenere le associazioni di voga, contributi che ora sembrano non ci siano più. Non vogliamo i soldi dei veneziani, non vogliamo questo, noi vogliamo solo la possibilità di avere uno sponsor e che ci dia, visto che c'è Marchetti Eventi, che con Vela si sono uniti per poter portare avanti uno sponsor per andare avanti, non per portare a casa i soldi per la Voga la Veneta. Noi vogliamo solo la nostra tradizione che rimanga in piedi, ma rimanere in piedi una tradizione di questo tipo vuol dire anche un costo, cioè un costo sicuramente. Lo sponsor privato ci sarebbe, ma non è facile da gestire in una realtà come Venezia, dove fautori e detrattori sono sempre pronti alla polemica che poi diventa scandalo planetario. Il comune non vuole che noi ce lo gestiamo per se stessi, cioè noi vogliamo che, allora il comune ci dà un piccolo triangolino, diciamo, per lo sponsor, che alla fine non ci vede niente. Noi vogliamo che il gondolino venga tappezzato di questo sponsor, perché lo sponsor vuole l'immagine, portare avanti un'immagine in Canal Grande so che non è facile, però vuol dire salvare il nostro sport e la regata storica di Venezia. I veneziani sono con i regatanti. I vecchi cittadini non vedono l'ora di vedere la regata storica, perché è una cosa per loro molto importante. Noi abbiamo fatto la regata del Redentore, non l'abbiamo fatta la regata del Redentore, però ci siamo riuniti tutti i regatanti e siamo andati a terra a spiegare i nostri motivi ai cittadini della Giudecca. Non tutto è perduto, la trattativa prosegue. Spero che il sindaco ci dia un altro incontro con lui per definire prima della regata storica, perché se non abbiamo nessun segno vero, andiamo incontro anche un alzaremi, un ritiro di remi anche per la regata storica.